Si chiama Milano, un nuovo ventilatore per la respirazione assistita, ideato in Italia e sviluppato con il contributo di alcune università lombarde. Sentiamo Silvia Zerilli. L'idea è venuta agli scienziati impegnati in ricerche sulla materia oscura nei laboratori del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Hanno usato la loro competenza sulla gestione dei gas in fisica, analoghi a quelli impiegati nei ventilatori polmonari, per dare il loro contributo alla carenza di ventilatori negli ospedali rispetto al numero dei pazienti Covid. Ne è nato un progetto internazionale che ha portato alla creazione di MVM, Milano Ventilatore Meccanico, dispositivo per la respirazione assistita, creato in poco più di un mese, a ora ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration, l'ente certificatore americano. È un ventilatore specifico Covid che fa benissimo le due modalità di ventilazione che sono necessarie per salvare la vita ai pazienti durante la fase acuta e per lo svezzamento dei pazienti durante la fase di recupero. Proprio perché ha pochissime parti e di facile reperimento, può essere prodotto sulla scala di migliaia di pezzi con grande facilità e a bassissimo costo. Al progetto hanno collaborato molte università lombarde, dalla Statale alla Bicocca, medici, scienziati, un premio Nobel per la fisica e molte aziende. Quella capofila sede nel Lecchese. Abbiamo lavorato in tempi rapidissimi con le limitazioni della pandemia, ricevendo informazioni da un team di ricercatori che lavora su 9 fusi diversi. Dopo i collaudi condotti nell'ospedale San Gerardo di Monza, il primo prototipo industrializzato. Ora, con la certificazione, si potranno dotare del dispositivo gli ospedali dei paesi che la riconoscono. È disponibile per la produzione. Il disegno di MVM non è stato brevettato.